una accoppiata veramente felice. Insomma, lì bisogna sempre calcolare, e la gente dovrebbe calcolare, lo stile. Lo stile non nasce per caso, così arriva e a stile, no, fa parte proprio già di cultura. Un uomo senza cultura manca sempre di stile, ed è il caso di Renzi. Nessuno sa o ha idea chi possa arrivare ad essere sindaco. Si fa il nome di uno, poi il giorno dopo è già out, è già buttato. Si prende un personaggio che ha fatto un discreto lavoro, per esempio per l'Expo, e poi già adesso si capisce che non ha la tempra, che non ha la possibilità di prendere in mano qualcosa di duro e pesante come una città. Se uno lascia correre certi momenti di una gestione che dovrebbe essere così di base a una mostra internazionale come l'Expo, dove non ci si rende conto che siamo in un paese famoso in tutta Europa, in tutto il mondo, per il teatro, per quello che ha sviluppato, dalla Scala al Piccolo Teatro, le compagnie di giovani anche che esistono, e accetta che i gestori del teatro dell'Expo cancellino tutte le compagnie che ci stanno sulla piazza. Non soltanto, ma con questa operazione va a schifio, permettetemi di dire, perché è stato un insuccesso l'azione culturale del teatro dato così al volo, tanto per tirarselo via dai piedi, e non giocare, non credere all'importanza di parlare di quello che nasce e si sviluppa da anni e anni in Lombardia, in Italia. Ebbene, poi si paga, adesso verranno i conti, adesso vedremo cosa faranno con i territori, i terreni sui quali hanno impostato la mostra e che nessuno vuole, che sono stati pagati 3 volte tanto il loro valore ufficiale, e adesso nessuno, ha fatto una specie di asta, non si è presentato nessuno. Ecco, qui adesso vediamo la resa dei conti. Fra qualche mese, fra 3 mesi, 4 mesi di continuo, verremo a sapere che sballoffo è stata questa mostra.